triplice omicidio di Palagiano del 17 marzo 2014, i PM dell'accusa hanno chiesto l'ergastolo per il presunto mandante. Ne parliamo dopo i titoli. Strage di Palagiano, chiesto l'ergastolo per il mandante. A Taranto, Wind Day il 20 e il 21 aprile. Dante Capriulo a programma politico. Sport del mare, siglato un protocollo al CONI. Bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Canale 189. I PM dell'accusa hanno chiesto alla Corte d'Assise di Taranto la condanna all'ergastolo per il mandante della strage di Palagiano di 3 anni fa. Il nostro servizio. La condanna al carcere a vita più 3 anni di isolamento diurno è stata chiesta dai PM Alessio Coccioli e Remo Epifani per il 65enne Giovanni Di Napoli, detto Nino il Calabrese, già condannato in passato per mafia, ai giudici della Corte d'Assise di Taranto nell'ambito del processo legato al triplice omicidio di Palagiano consumatosi la sera del 17 marzo 2014 lungo la strada statale 106, del quale Di Napoli, arrestato dai carabinieri un anno dopo il massacro, è ritenuto il mandante. Nel feroce agguato furono trucidati a colpi d'arma da fuoco Cosimo Orlando, la sua compagna Carla Maria Fornari e il figlio di lei, Domenico Petruzzelli, di poco più di 2 anni, mentre si salvarono i suoi 2 fratellini che erano sul sedile posteriore dell'auto. La donna stava riaccompagnando in carcere Mimmo Orlando in regime di semilibertà, essendo stato condannato in maniera definitiva per un duplice omicidio, quando il commando entrò in azione trucidandoli. Il piccolo Domenico si trovava in braccio ad Orlando. Dalle indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Lecce è scaturito che il movente era legato ad un regolamento di conti per contrasti personali tra Di Napoli e Orlando. Quest'ultimo avrebbe offeso e schiaffeggiato Nino il Calabrese in un bar, firmando la sua condanna a morte. L'accusa inoltre ha chiesto 4 anni di reclusione per Giuseppe Ruffano, imputato per il furto in concorso con Di Napoli dell'auto, una Opel Astra, utilizzata come mezzo di copertura la notte della strage. Antonio Valente e Antonio Daraio, entrambi residenti a Palagiano, sono accusati di favoreggiamento personale nei confronti di Di Napoli. Gli esecutori materiali della strage sono ancora ricercati. Ieri hanno discusso anche gli avvocati di parte civile costituitisi in giudizio per i genitori di Carla Fornari e i bambini sopravvissuti. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della squadra mobile di Taranto hanno ritrovato e posto sotto sequestro in una pinetina all'ingresso di via Ariosto al quartiere Tamburi una mitragliatrice pesante da guerra completa di 3 piedi in ottimo stato di conservazione, un fucile moschetto modello 91 con calcio in legno ed una pistola a tamburo priva però dello stesso tamburo. Tutte le armi erano nascoste sotto un cespuglio e ricoperte da uno spesso telo di plastica. Indagini in corso per risalire a chi aveva la disponibilità di queste armi. E intorno all'1, sempre della scorsa notte, grazie alla segnalazione da parte di un cittadino al 113, gli agenti della volante hanno sorpreso in via Calabria, a Taranto, all'interno di un esercizio commerciale in ristrutturazione, 2 persone che, dopo aver divelto il lucchetto della Sara Cinesca, erano scese attraverso una scala nei locali sotterranei per trafugare alcuni reperti archeologici venuti alla luce nel corso dei lavori di rifacimento del negozio. I 2, nascosti dietro un muro divisorio, sono stati trovati in possesso di un borsone con all'interno numerosi arnesi atti allo scasso e alcuni attrezzi in uso ai tombaroli. I fermati, entrambi tarantini di 51 e 47 anni, sono stati accompagnati negli uffici di via Palatucci e denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato. Ancora cronaca, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Taranto hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto con strappo Cosimo D'Andria, 23enne pregiudicato, tarantino. Nel tardo pomeriggio di ieri i militari sono intervenuti in via Duca degli Abruzzi a seguito di una segnalazione di scippo subito da una donna da parte di un individuo che viaggiava a bordo di uno scooter. Durante le immediate ricerche una pattuglia ha individuato lo scooter con il giovane a bordo in Città Vecchia. Dopo un breve inseguimento il 23enne è stato bloccato nei pressi di via Duomo. Nel bauletto della moto c'era la borsa scippata. D'Andria, su disposizione del PM di turno, è stato portato in carcere. La refurtiva è stata rinvenuta interamente restituita alla donna, mentre il motociclo utilizzato è stato sottoposto a sequestro.
Domani e dopodomani a Taranto sono previsti due wind day, lo comunica la direzione scientifica, servizio agenti fisici di ARPA Puglia, due giorni in cui, secondo le previsioni, il vento proveniente da nord-ovest potrebbe soffiare sulla città a una velocità superiore a 7 metri al secondo, causando una dispersione delle concentrazioni inquinanti di PM10 nei soli quartieri vicini all'area industriale. Là, con la previsione di wind day scattano anche le misure per ridurre le emissioni degli inquinanti nel quartiere Tamburi. In tal senso, nelle due giornate segnalate nel rione Tamburi, l'AMAT utilizzerà autobus di linea a basso impatto ambientale ad alimentazione a metano oppure appartenenti alla categoria Euro 6. La polizia locale provvederà alla deviazione del traffico veicolare in entrata del quartiere Tamburi e proveniente da Paolo VI. Il sindaco di Taranto per i wind day invita la consultazione del documento che l'ASL ha pubblicato sulla pagina news del sito aziendale e consiglia a tutti i cittadini del quartiere Tamburi l'adozione di quelle misure formulate a titolo preventivo e secondo il principio di massima precauzione. Il candidato sindaco di Taranto Dante Capriulo ha presentato ieri sera il suo programma politico incentrato sulla ricerca di una rivoluzionaria normalità perché contraddistinto da soluzioni concrete basate su un'idea forte di cambiamento della città. Nel corso della conferenza stampa che ha avuto luogo a Palazzo di Città sono state ufficializzate le tre liste civiche che appoggiano la candidatura di Capriulo, la città che vogliamo, PER, acronimo di Passione, Etica e Responsabilità, e la lista Lavoro e Dignità, costituita quest'ultima in gran parte da lavoratori dell'ILVA e del sindacato USB. Capriulo sarà ospite oggi del nostro programma politico, la trasmissione di approfondimento condotta da Roberto Missiani per conoscere più da vicino gli aspiranti alla poltrona di primo cittadino. Spazio a commenti e domande su Facebook e Twitter sulle pagine di Canale 189, diretta a partire dalle 14.30. Da aree degradate e problematiche a porzioni di città capaci di sviluppare nuove economie, le periferie come risorsa, come specificità, con tratti ben precisi da valorizzare e promuovere. È questo il cambiamento netto, profondo, radicale che il candidato sindaco Luigi Romandini vuole imprimere a Taranto. La rivoluzione della competenza che abbatte i luoghi comuni, a cominciare dal più diffuso, le periferie non sono tutte uguali. Le problematiche presenti a San Vito, Lama e Talsano, spiega Romandini, non sono le stesse di Paolo VI, Salinella e Tamburi. Le periferie hanno tipologie diverse, ma tutte vanno rese più sicure, vivibili e ben collegate. In tutte sarà potenziata l'illuminazione pubblica, saranno creati centri di aggregazione per giovani e anziani, saranno recuperate le aree degradate. In ognuna poi andranno realizzati interventi mirati. Oggi il seminario Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in Terra Ionica al Liceo Artistico Calò di Taranto, il telerilevamento per scoprire nuovi siti di interesse culturale. Sentiamo. Il nostro intendimento è portare poi i risultati di questa giornata di studi al tavolo del prefetto per lo sviluppo e il consolidamento del sistema universitario ionico, un sistema che ovviamente deve tener conto delle vocazioni e delle potenzialità del territorio e i beni culturali, il patrimonio archeologico, il nostro straordinario paesaggio evidentemente meritano la più grande attenzione e la meritano attraverso quella che noi chiamiamo la filiera dell'arte, una filiera che va dal liceo artistico, la possibilità di portare a Taranto una sezione dell'Accademia di Belle Arti e poi logicamente l'università nelle sue articolazioni. Noi stiamo portando delle tecniche che abbiamo già utilizzato, diciamo, in tutta Italia, in tutta Europa e anche in tutto il mondo, e le stiamo portando anche qui a Taranto. Ci sono già delle applicazioni, ma stiamo cercando di fare un focus su alcuni siti. Il telerilevamento ci serve
per vedere meglio delle cose che si potrebbero vedere da terra, ma anche nel caso del telerilevamento radar di vedere delle cose che da terra sarebbe impossibile vedere. Faccio un esempio: una struttura interrata che da terra è assolutamente impossibile da rilevare, da satellite può sembrare strano, da molto più alto in realtà è possibile vederlo, perché le proprietà di penetrazione dei raggi radar all'interno del terreno sono diverse in funzione di quello che c'è sotto. La segreteria cittadina del PD di Taranto chiede a sindacati e forze politiche di partecipare ad una raccolta firme da consegnare a Teleperformance al sindaco di Taranto per reperire una nuova area da destinare al parcheggio delle auto dei dipendenti del call center in via del Trattorello Tarantino, dopo l'annunciata chiusura fra un mese di quella interna di TP. Circa 300 auto si aggiungeranno nel perimetro esterno della struttura ed andranno a creare inevitabilmente una sosta selvaggia e quindi il rischio quasi certo di essere multati per divieto di sosta, come già accaduto più volte in passato. Fra l'altro, la zona è frequentata da soggetti malintenzionati. Ultimamente le rappresentanze sindacali hanno tentato una sorta di mediazione tra la dirigenza aziendale e la proprietà del parcheggio, ma non è stata ancora trovata alcuna soluzione. E Confcommercio Taranto interviene sul restyling del terminal bus al porto di Taranto e sulla riprogrammazione dei capolinea da parte di Amat e Comune, sostenendo che si tratta di un'ottima iniziativa in vista dell'arrivo a metà maggio di 7 navi da crociera. L'associazione dei commercianti al contempo critica invece la scelta di trasferire il terminal dei collegamenti extraurbani a lunga percorrenza nazionali ed internazionali nell'area parcheggio di Cimino, in quanto si tratta di una zona troppo distante sia dal centro e dall'offerta turistica e ricettiva che è concentrata a ridosso dell'area portuale che dalla stazione, che invece favorisce la intermodalità a servizio del territorio provinciale. Per Confcommercio l'area di Cimino potrebbe più opportunamente essere destinata ai bus extraurbani provenienti dalla provincia e all'interscambio, come da sempre stabilito nella progettazione iniziale. Sensibilizzare i ragazzi adulti sul tema del bullismo, e questa è la specifica finalità del movimento Ma Basta, acronimo che sta per Movimento Antibullismo, animato da studenti adolescenti, frutto di una iniziativa creata dagli studenti dell'Istituto Galilei Costa di Lecce, una cui delegazione, guidata dal docente Daniele Manni, sarà ospite domani, giovedì 20 aprile, a partire dalle ore 16.30, nell'aula consiliare del comune di Avetrana. Parteciperanno infatti al convegno sul tema Ma Basta al Bullismo, promosso dall'amministrazione comunale di Avetrana. La Confraternita dell'Addolorata celebra domani alle 19.30 per la quarta volta a San Domenico il settimo die, ossia la commemorazione solenne del settimo giorno, il simulacro della Madre dei Dolori. Dopo il rientro del pellegrinaggio del Giovedì Santo, è stata esposta in modo solenne nella cappella nella quale la Confraternita ha preparato l'altare della Reposizione. Il settimo giorno, appunto, sarà traslata da questa cappella sino ai piedi dell'altare maggiore. Una cerimonia pensata per continuare ad ammirare lo splendido simulacro del XVII secolo. Giovedì 20 aprile il ponte girevole di Taranto aprirà in via straordinaria da mezzanotte 20 fino a termine esigenza entro le ore 4 per effettuare lavori programmati di manutenzione. Per l'eventuale passaggio in emergenza di ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco o autopattuglie, il ponte potrà essere richiuso con un preavviso di almeno 15 minuti. È stato sottoscritto lo scorso 13 aprile presso la sede del CONI di Taranto il protocollo di intesa tra Olimpia SD e Circolo Velico Azimut SD. Alla presenza del delegato provinciale CONI Michelangelo Giusti, i due presidenti, rispettivamente Giuseppe Fiusco per l'Olimpia e Vincenzo Marasco per l'Azimut, si sono impegnati a creare un rapporto di collaborazione volto alla promozione e valorizzazione degli sport del mare nel capoluogo ionico. Le due realtà opereranno presso la sede nautica Molo Santa Lucia a Taranto.
Un'ultima notizia di sport, il CUS Ionico Basket Taranto apre le porte del Palamazzola decretando l'ingresso gratuito per la partita Puma Trading Taranto al discount Venafro che sabato prossimo alle 20:30 chiuderà la regular season del campionato di Serie B Girone D. Una partita da dentro o fuori per i rossoblù di coach Putignano in bilico tra play-out e lo spettro della retrocessione diretta che spetta all'ultima classificata posizione occupata in questo momento da Monteroni, dietro al CUS Ionico di 2 punti. Sabato, nell'ultimo turno serale e in contemporanea, la Puma Trading ospita Venafro, mentre i salentini vanno a Bisceglie contro la seconda forza del girone. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.